Ma ci racconti un pochettino com'è nata questa opportunità, insomma, di questo ritorno? L'opportunità è normale dal mio passato negli ultimi 6 mesi a Reggio Calabria, ho deciso di cambiare squadra, c'è stata la possibilità di venire a Castellammare e quando mi è stata detta non ci ho pensato 2 volte. Sempre, l'ultima volta era 7 anni fa e normale quando in un posto ci stai bene, è normale che c'è sempre la voglia di ritornare. E quindi dopo 7 anni sono ritornato a Castellammare contento di essere ritornato. Dato che è capitato a te, un po' tutti i calciatori che sono passati negli ultimi anni per dare quest'abito, laddove hanno trovato difficoltà in altre squadre, hanno sempre cercato di tornare qui, poi anche per un discorso di piazza. C'è qualcosa di diverso, insomma, come. Vabbè, a me personalmente è stato in là una carriera, mi ha dato la possibilità di arrivare in Serie A, ma l'anno di Castellammare per me a livello personale è stato molto importante, sia sotto l'aspetto calcistico, sia che sia sotto l'aspetto di aver giocato a Castellammare, che è normale con la piazza difficile. Poi normale, quell'anno siamo stati bravi e fortunati, abbiamo fatto un bel campionato, quindi poi il ricordo dei posti che ci sia stato bene. Poi sono stato sempre aiutato così, dove sono stato bene, non è che mi dimentico facilmente. Ecco Max, per te un po' di montagne russe dopo Castellammare, Serie C1, Serie A, di nuovo in Lega Pro. Ma purtroppo la mia vita calcistica è stata sempre tutto il contrario di tutto. Ci ho messo tanto per arrivare in Serie A, ho dimostrato di poterci stare per colpa di persone e fatti esterni. Sempre per. Io ancora sono uno dei, come ripeto, non volto mai le spalle e non mi sembrava una cosa brutta voltare le spalle a quella gente, a quella piazza che mi aveva dato la possibilità di fare un campionato di Serie A, anche in Serie C, e sono rimasto là a Lecce. E poi purtroppo sono andate diversamente le cose e ho cambiato. Ecco, sono ormai l'inchiesta è ancora aperta, tra l'altro, che riguarda anche te. No, vabbè, a me a livello sportivo è finito tutto, ma non doveva neanche iniziare, non doveva neanche iniziare perché poi è stata una vergogna quello che mi è successo a me, una vergogna. Io ho passato 2 anni brutti, brutti perché non lo auguro neanche al peggior nemico. E siccome chi mi conosce sa come se ne abbinassi, oltre come giocatore, vabbè, poi il giocatore passa, ma la persona. E sono stato accusato della cosa più grave per me che possa esistere per una persona. All'esordio in Serie A, dopo tanto che giocavo, dico sempre, ho iniziato a giocare negli stadi, neanche si chiamavano stadi, si chiamavano campo sportivo. Sono arrivato a giocare in Serie A, ho portato mio figlio la prima volta a mezzo al campo. All'esordio, quindi c'erano le persone più importanti della mia famiglia, mi sono stato accusato da questa persona, che per me personalmente ancora non finirà perché adesso tocca a me. Chi mi ha messo in mezzo la deve pagare, gliela pagherò per me stesso, perché se non posso fargliela passare così liscia, perché mi ha rovinato. E solo il pensiero di qualche persona che poteva avere un minimo dubbio sulla mia professionalità, sulla mia serietà, c'è stata perché non mi conosce. Quindi per levare tutti i dubbi non andrò avanti, ci vorrà 10 anni, 20 anni, 30 anni, non so, perché la burocrazia italiana non è molto semplice. Però Max, che impatto ha avuto? qual era, scusami, la partita del tuo esordio? Lecce-Lazio, Lecce-Lazio. Risultato? 2-4. Che impatto sei arrivato ieri, prima allenamento, già ieri con i compagni? Come trovate con la squadra? Ma Anche moralmente, visto che comunque è un periodo difficile, lo so. sì, ma l'impatto pensavo all'inizio, pensavo un po' peggio, invece ho avuto la luce di qualche ragazzo, già lo conoscevo, però sinceramente non è che li trovo male, anzi, li trovo male con la voglia di lottare e di diventare un'impresa, quindi, perché in questi casi non è neanche la prima volta che mi capita, però in questi casi se ti butti giù è finita e quindi tutti insieme. Bisogna tentare di arrivare alla salvezza.
Ecco, chi conosci, dicevi poco fa, che qualcuno... Mezzavilla, che ci ha giocato a Perugia, sì, poi Gitai, e poi vabbè, ci ha giocato contro con la Serta, con tanti altri, Muro, quindi Anzalo, quindi conosci parecchi, li conosci. Sente un po' di pressione, perché mi sta arrivando parte del campionato, sono state spesse volte messi, insomma, nell'occhio del Cicone. Voi calderoni, voi... Ma è troppo facile da servire la colpa a un solo giocatore. Quando fa male è troppo facile da dare delle note, per esempio, a chi fa bene. Quindi purtroppo è la squadra. E tante volte è normale che si può sbagliare, si può, ma io non do mai la colpa a un singolo giocatore. Ma anche tu a Reggio hai vissuto la stessa esperienza? Ma sì, ma infatti non è un caso, quando le squadre vanno male ci sta che delle volte, quando sei sempre sotto pressione, ci sta che poi può stare un periodo che uno può sbagliare, poi delle volte il portiere si giudica il portiere che sbaglia le partite, ma delle volte sbaglia l'intervento, però purtroppo il portiere, se sbaglia il portiere, è gol. Quindi se il portiere fa le 10 parate e fa un errore, si guarda sempre l'errore invece dei 10 parate, però così è il calcio. Quindi. Onestamente, Max, tornando a quella Regina Jugoslavia dell'inizio settembre, no? Quando avete giocato a Granito, che impressione avete della squadra? Ti aspettavi poi adesso, forse in un po' mesi, che poteva avere queste difficoltà enormi di quest'anno? Allora, c'è anche di quel primo tempo che ha fatto bene, andando in vantaggio a Reggio, mise in difficoltà dopo l'1-0, di volo al 2-0, voi eravate tra i fischi, fu una parte un po' particolare. Sì. No, non me l'aspettavo, proprio non me l'aspettavo della Regina, ma questo è un campionato molto, molto strano perché tante squadre che ovviamente sulla carta non sono delle grandi squadre, stanno facendo un grande campionato. E io ho avuto poi la Jugoslavia, la seguivo sempre, quindi sia il Regina che Jugoslavia non hanno delle rose per stare ultimo e penultimo in classifica. Però purtroppo i fatti adesso sono questi, c'è solo un modo di razzerare tutto quello che è successo in questi primi 5 mesi e ripartire dalla prima partita, che è molto difficile. Secondo te quota salvezza Zidane, anche comunque diciamo è un campionato abbastanza strano, molto livellato, anche perché è più bassa quest'anno, almeno per i pre-alti, ecco, questo almeno nei pre-alti. Secondo me la soglia minima sono 38-39 punti, la minima. Poi ci può stare di tutto, bisogna pure le prime, se contano le prime si può anche abbassare, però più o meno dovrebbe essere nella. La cifra dovrebbe essere sui 39 punti, secondo me poi posso sbagliare. Ti ha detto qualcosa in particolare ieri anche in vista? No, ancora non ci ho avuto, siamo salutati tutti, ma ancora non ci ho avuto modo di parlare, ancora mancano altri 20 giorni all'inizio del 20 giorni di ritorno, quindi ci avevo modo. La gara dello Spezia hanno 20 giorni un po' particolari perché ci sarà la possibilità, insomma, che tra 20 giorni che sarà meno da quello che insomma dice la società di una quarta squadra da quella che ho trovato ieri. Sarà anche importante riuscire a gestire un po' il gruppo in questo momento, no? Beh, il gruppo, io dico sempre, il gruppo si fanno sempre con le vittorie, perché è così, le vittorie ti aiutano su tante cose. Poi è normale, è più facile parlare che quando non arrivano i risultati si vince il gruppo, ma è tutto basato sui risultati, appunto, per me. E vabbè, intanto i giocatori adesso in Jugoslavia ce l'ha, quindi bisogna fare affidamento su quello che ci sono. No, su quelli sì arriveranno, poi la società, ci sarà la società che avrà il compito, se vogliono, di portare qualche altro acquisto. Però per adesso ci sono questi giocatori, facciamo affidamento su chi c'è. Senti, raga, non è legata a te, però insomma se ne è parlato, insomma, ma è molto vicino di questa situazione di Falco, l'altro ragazzo del Lecce. Sai qualcosina? Questo non lo so, se l'hai sentito, perché magari sono sbagliato con te a Reggio. Sì, sì, a Reggio, so perché a Reggio si sentito una brigata del Lecce, però ultimamente non ci siamo sentiti, ho solo letto sul giornale così che c'è questa possibilità. Se arriva è un benvenuto. Secondo te ha le caratteristiche anche caratteriali per far bene in questo tipo di contesto, ovviamente? Sì, no, è un buon giocatore, è un giovane che deve crescere, però io dico, se viene qua ti faccio, no, benissimo. Però il fatto che è giovane, il fatto che magari il minimo errore in questo momento può essere oggetto di fischi. Ma quando ci sono questa classifica così, o vecchio o giovane, l'errore conta per tutti e due.
quindi di avere una squadra giovane è importante se le cose vanno, se le cose vanno bene, perché giocano spensierati come fa per il Crotone, una squadra molto giovane che sta facendo un grandissimo campionato, però quando sei in campo poi il giovane vecchio, la carta d'identità conta poco. Hai già scelto il nuovo? No, ancora aspetti. No, ancora no, aspetta, c'è tempo. Max è stato una richiesta, vieni a Castellammare in prestito. Oppure una scelta di due società, diciamo. È stata una scelta di tutti, quindi è normale che quando mi è stata richiesta a me non potevo diversamente. Quindi se per esempio quest'anno a giugno decidessi di acquistarti Lega Pro, sarebbe che sarà? Ah, adesso non ci sono più legati con io. Quindi a Castellammare devono parlare, giustamente devono parlare con il Lecce che ha il contratto fino al 2017. Ma la tua esperienza iniziale intendi conclusa oppure pensi di... La vita non è mai niente di concluso. Io ho altri 3 anni, quindi io dal 1 luglio sono un giocatore del Lecce. Poi ci saranno tante altre cose. Però è andata così, sono in prestito, come sono venuto qua qualche anno fa, quindi... e vediamo quello che succederà in futuro. L'unica cosa che mi interessa è solo domani e la prima partita con Pescara, quindi è quella. Poi a luglio ci sono ancora 5-6 mesi. Tornando a quest'estate, sei stato anche un po' seduto e abbandonato da qualche società, che potevi andare magari, non so, a Torino, c'era la prospettiva. Ma c'era tante e poi ti sei trovato Lecce, Regina, alla fine. Ma c'era tante possibilità, c'era anche l'anno prima, però purtroppo, come parlavamo prima del calcio scommesse, a me questa mi ha creato talmente tanti casini che purtroppo la mia carriera è stata pregiudicata su quello. Poi siccome sono uno che quando viene accusato di una cosa del genere ci sta pure male, perché se avevo un altro carattere probabilmente l'avevo passato diversamente. E purtroppo c'è stata una piccola interruzione, ma siccome sono ancora giovane ho tanta voglia di giocare, perché al minimo altri 10 anni voglio giocare a pallone. Quindi spero di arrivare solo facendo prestazioni in campo da arrivare a quello che ero da virgolette 2 anni fa, perché la Serie A tutti ne parlano e... Però purtroppo nel calcio ci sono delle cose, nella vita in generale ci sono delle cose che non le puoi comandare. Perché se uno si sveglia la mattina e legge sul giornale il nome tuo, il calcio scommesse diventa dura. Quindi... Pronto. Senti, cosa hai pensato appena hai messo piede sull'erbetta? Sull'erbetta? Hai trovato un po' diverso, no? Sparti colorati, sì, ovviamente. Sì. Io ho visto un po' tutta Castellammare migliorata, quindi sì. Quando sono arrivato qua ieri mattina vedo l'ora di arrivare a Castellammare, quindi la sede è diversa, quindi ho visto l'ambiente molto migliorato, molto, quindi... No, bene, l'ingresso poi... Sarà anche l'applauso. Sì, per l'applauso, quindi speriamo di prendere a giugno l'applauso, adesso... Fanno piacere perché fanno piacere, giustamente, ma l'emozione di ritornare a mezzi pari è stata bella. Max, tu nel 2006-2007 disputasti parecchie partite di altissimo livello, ce n'è una che ti ricordi magari con maggior affetto? Per esempio giocasti pure il centenario con la Salernitana, con un gran volo all'incrocio dei pari. Su con la Venna? Sì, esatto. Infatti siccome lui è di Cerulecce, quindi ne abbiamo parlato più di... Ci sono state parecchie, però mi ricordo che con la Salernitana, ovviamente con la Ravenna, con la Ternana Terni, ci sono state un po' di partite, però tutte non mi ricordo, quelle particolari.